Vittoria sostanzialmente prevedibile, quella della capolista Parghelia nei confronti di una Philadelphia imbragato nella zona dei play-out. Una partita risolta con un secco 4-0, anche se obiettivamente bisogna dire che per tutto il primo tempo la squadra ospite ha tenuto testa appunto alla capolista, tant'è vero che c'è stato soltanto il gol di Fanelli al nono del primo tempo per l'1-0 dei primi 45 minuti. Nel secondo tempo invece il Parghelia è riuscito a segnare altri 3 gol che alla fine hanno dato merito probabilmente alla squadra di casa e hanno mantenuto il primo posto in classifica tenendo a debita distanza le inseguitrici che peraltro stanno affrontando delle difficoltà in quanto ancora non si sa la decisione sulla partita tra Campore e Capo Vaticano e la Vigor è quella l'unica che per il momento sta riuscendo ad incamerare dei risultati positivi perché il San Calogero pur vincendo oggi però va a corrente alternata e anche lo stesso Capo Vaticano che deve verificare appunto la partita contro il Campore, però riesce a vincere nella partita di Caulonia, nella trasferta di Caulonia, però anche questa volta, anche la settimana scorsa invece ha avuto delle difficoltà. Comunque per tornare alla partita del capolista Parghelia, diciamo che gli altri 3 gol sono stati segnati da Filardo e Grande per il definitivo 4-0.